Bari con tutti i figli di Campanaro. Abbiamo in collegamento il nostro ospite, coach Pasquale Ragà. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci trasferiamo in quel di Lamezia Terme, perché coach Pasquale Ragà è un reggino doc, però da 2 anni ormai allena in terra lametina. Innanzitutto partiamo dalle emozioni. Abbiamo visto un tuo giocatore piangere. Sì, l'ho abbracciato a fine partita, ma credo che questo ripaghi da ogni sforzo, da ogni... Ho un fischio incredibile. Sì, sì, ci sei Pasquale? Ora sì. Ok, sì. Benissimo. Dico, questo ripaga da ogni sforzo che tu fai. Vedere un giocatore di 40 anni, parliamo di Gennaro Rubino, che scoppia in lacrime a fine partita per l'emozione, per il grande pubblico che c'era presente alla partita, per l'emozione che regala solo questo nostro sport, perché alla fine partita combattutissima, bisogna fare un plauso a Rende, che ha giocato secondo me la migliore partita. Noi ci siamo scontrati 4 volte, ben 4 volte, ma credo che questa sia la loro migliore partita che hanno effettuato contro di noi. E dunque, trasferiamoci invece al campione di serie A2. Sei stato ospite all'interno del format Viola A2.0. Il momento era molto più difficile, il momento di adesso, il momento dopo vittoria contro Casal Pusterlengo. È arrivato un bel sospiro di sollievo e sono arrivati degli ottimi feedback da 2 ragazzi di casa nostra, Costa e Lupusor. Probabilmente si andava a cercare sempre il colpo di mercato e scherzando un po', i colpi di mercato arrivano da casa nostra. Ma se tu ricordi, ne parlammo, non si poteva pretendere da 2 ragazzini in una situazione di confusione che potessero rendere al meglio. Guarda caso adesso le cose sembrano un po' più tranquille, i ruoli un po' più definiti all'interno anche della squadra, e non è un caso che poi vengano fuori il loro contributo venga fuori in maniera importante, come lo è stato nell'ultima partita casalinga, che ho avuto il piacere di vedere la Viola tornare alla vittoria e tirarsi fuori un po' dalle sabbie mobili in cui era precipitato. Torniamo al playoff. C-Regionale, sono usciti finalmente i calendari di questa semifinale playoff. Si giocherà domenica a Lamezia contro Vis, la capolista Vis con 20 vittorie su 20 partite. Dall'altra parte del tabellone invece, derby totalmente reggino, si parte martedì sera alle 8:30 al Palazzetto di Archi con il derby tra Botteghelle e Valgallico. 2 sfide molto molto avvincenti, ma questa Vis è così imbattibile? Ma è la favorita numero uno adesso, con l'aggiunta di Cristian Venuto e il doppio tesseramento di Carpanzano, secondo me ha alzato ancora di più il livello, perché da Checco D'Arrigo dà delle rotazioni in più che obiettivamente forse mancavano, e quindi sicuramente parte con il ruolo di mega favorita, però poi le partite si giocano sul campo, quindi alla fine dobbiamo giocarcela. Noi ci divertiremo, il nostro obiettivo ampiamente superato con questo accesso alla semifinale playoff. Sono contento che riusciamo a giocare di domenica, dico i salti mortali, perché purtroppo ancora la situazione alla Lamezia, per quanto riguarda l'attenzione delle istituzioni, per quanto riguarda i campi, è abbastanza complicata da risolvere. Noi non ci alleniamo mai al palazzetto, al Palasparti, ci giochiamo solo alle partite, e abbiamo difficoltà anche a giocare questa partita domenica prossima. Però è un po' paradossale, perché se andiamo a vedere il coinvolgimento del pubblico, l'età media, il progetto legato al sociale con l'associazione Lucky Friends, fa tutto un po' riflettere. Ma assolutamente incredibile questa cosa, non riesco a darne una spiegazione, perché lo sforzo fatto dalla società veramente quest'anno è stato immane, su più fronti impegnati, con l'Under 16, con l'Under 18 d'eccellenza, campionato di Serie D, il campionato di Serie C, sembra quasi a livello delle istituzioni, del comune di Lamezia in particolare, sembra quasi che passi così in sordina. La risposta l'ha data il pubblico, sugli spalti, presente numerosissimo e chiassosissimo, perché penso che alla fine una parte di percentuale della vittoria finale su Rende la dobbiamo dare a loro. Tito, giusto per fantasticare un po', le chiavi della Viola della prossima stagione,
scegli tu che cosa fare, sia in chiave senior che in chiave giovanile. Stiamo soltanto scherzando, stiano tranquilli i nostri amici radioascoltatori. Nello scherzo ti dico che non è una risposta alla quale io possa dare una soluzione. Io credo che le persone che stiano lì, che stanno lì in questo momento, mi riferisco al direttore generale Gaetano Condello, a tutta la struttura del settore giovanile, che adesso ha visto un coinvolgimento maggiore di Gianni Tripodi, ma continua ad esserci Domenico Brignano all'interno, credo che possano, sia loro dovere trovare le soluzioni giuste, e siano in grado di farlo. Quindi io da questa cosa non mi permetterei ecco, di entrarci minimamente, anche perché quantomeno il settore giovanile te ne sei occupato per tanti anni a livello di programmazione, questo lo possiamo dire. Ma lì a livello, io credo che anche Ion Lupusor è il frutto di quel lavoro che è stato fatto per 4 anni in quel settore giovanile. Credo che se si programma e si ha la pazienza di aspettare i risultati, attenzione, che tante volte non è nemmeno responsabilità diretta della società, perché poi c'è tutto l'ambiente, le pressioni che ci sono intorno. Viviamo una società in cui i risultati si aspettano all'immediato, non si ha la pazienza di aspettarli, e quindi questo è un po' il problema di fondo. Quindi questa è un po' la cosa. Se si ha la pazienza, però i risultati arrivano. Ti dico io sono stato molto contento domenica scorsa di vedere in campo Ion, ma di vedere in campo anche Valerio, voglio dire, un prodotto di un vivaio reggino, che ha tenuto bene il campo senza fare chissà cosa, ma ha difeso benissimo e ha dato forse quella in più per ottenere i 2 punti finali. Pasquale, in bocca al lupo per la tua semifinale, ricordiamo l'appuntamento contro la Vis, con l'auspicio di ritrovarci a fine stagione tutti con il proprio obiettivo raggiunto, che non è facile, devo dire. Assolutamente sì, assolutamente sì. Un grosso in bocca al lupo alla Viola, ma credo che sia sulla strada buona per poter raggiungere questa salvezza che tutti noi auspichiamo. Alla prossima, grazie mille. Grazie a voi. È veramente tutto con tutti i figli di Campanaro. Domani appuntamento con l'approfondimento in nero arancio, parleremo di Viola Reggio Calabria nello specifico, raccontandovi che cosa accadrà domenica contro la Orsi di Tortona alle ore 18 al Pala Calafiore. Alla prossima.